in Roma, Testaccio. E siamo per intervistare Paolo Orlandelli, regista del 4 maggio, strage in Vaticano. Allora Paolo, buonasera. Buonasera a tutti. La rappresentazione teatrale Strage in Vaticano narra di un tragico fatto, un triplice delitto che vede coinvolti un vice caporale della Guardia Svizzera, il comandante con sua moglie. Non è solo un racconto teatrale, ma un docuteatro dove viene fatta luce su carenze investigative e giudiziarie che allontanano dalla verità quello che apparentemente viene definito dalla magistratura vaticana un omicidio-suicidio. Raccontaci com'è nata questa idea che, oltre al teatro, percorre la strada volta alla ricerca della verità usando una petizione come strumento per riaprire il caso, petizione rivolta a Sua Santità Papa Francesco. Dunque, è stata la prima volta per me con questo spettacolo che affrontavo temi di attualità e di denuncia, e effettivamente mi sono posto il problema di come allestirlo, come metterlo in scena, perché c'è un apparato documentale enorme, fatto proprio di informazioni, di dati, di documenti ufficiali, e quindi in sostanza abbiamo scelto un po' la strada della cosiddetta mise en espace, cioè ci sono delle parti lette e delle parti recitate. Abbiamo pensato all'inizio di far raccontare la storia alle tre vittime, ma volta per volta questi attori prendono anche le parti di altri personaggi, come la mamma del vice caporale, gli avvocati della famiglia del vice caporale, Joaquin Navarro Valls e tanti personaggi che hanno avuto una piccola o una grande parte all'interno della vicenda. Abbiamo voluto associare allo spettacolo l'idea di una petizione, perché già in passato l'avevamo fatto sul caso di Emanuele Scieri, l'allievo paracadutista che era morto a Pisa nel 99, e quella petizione aveva avuto successo al ministro della difesa Pinotti. È stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta che ha chiesto poi alla procura di Pisa di riaprire il caso, e così abbiamo pensato facciamolo anche per strage. Rivolgere una petizione a Papa Francesco è una bella scommessa, difficile da vincere ma non impossibile, io credo e spero soprattutto. Secondo te questa storia di sangue, ancora dai contorni non definiti, in qualche modo si intreccia con il caso di Emanuela Orlandi e con l'attentato a Papa Giovanni Paolo II? È difficile rispondere a questa domanda, ma senz'altro sì, non saprei come, nel senso che i personaggi coinvolti erano comunque presenti anche nel caso appunto del rapimento della Orlandi, che è avvenuto però sul suolo italiano e che ha visto interessati anche la polizia e la magistratura italiane, mentre per il caso di Esterman no, tutto è accaduto all'interno dello Stato della Città del Vaticano e polizia e magistratura italiane non sono state ammesse proprio né alle indagini né all'interno del luogo del delitto. Pare che Esterman avesse anche conoscenza di cose inerenti al caso Orlandi, dei documenti, perché lui ha avuto anche un furto nella sua cassaforte. Però quale potesse essere il suo ruolo o il suo grado di partecipazione o di conoscenza non saprei proprio dire. Anche l'attentato di Giovanni Paolo II potrebbe essere stato voluto da poteri occulti in Vaticano, che non volevano che lui facesse entrare in maniera così preponderante l'Opus Dei all'interno degli affari vaticani, perché l'Opus Dei salvò lo IOR dal crack e finanziò moltissimo il partito Solidarność in Polonia anticomunista, e questo all'altra lobby di potere vaticana, che è la massoneria, la loggia vaticana, sicuramente non faceva piacere. Però dire quali siano stati i moventi di questi rapimenti e omicidi non posso, perché non lo sa nessuno, insomma, però sicuramente hanno in comune col caso Esterman questa cortina di silenzio, questo monopolio che loro hanno della verità, delle informazioni che non vengono messe a disposizione e non vengono neanche chiarite fino in fondo. Prima di andare in scena, hai avuto contatti con il Vaticano?
quantomeno per comunicare ciò che volevate rappresentare e magari avere una insperata collaborazione. In realtà no, perché l'autore del testo, Fabio Croce, è nel libro nero del Vaticano, da quello che dice lui, in quanto ha pubblicato molti documenti scomodi e ha fatto proprio una campagna anche di denuncia sull'omosessualità anche all'interno del Vaticano. Ma noi, appunto, avendo già fatto questo spettacolo 10 anni fa, abbiamo esperienza di quello che è l'atteggiamento del Vaticano in questi casi, cioè di assoluto riserbo, assoluto silenzio, perché se loro dicessero qualunque cosa intorno a queste operazioni non farebbero altro che fare pubblicità e questo non lo fanno. Noi sappiamo che, perché abbiamo mandato invece una petizione attraverso l'ufficio stampa, all'ufficio stampa del Vaticano, sappiamo che è arrivata, diciamo, forse anche sulla scrivania di Papa Francesco, ce lo auguriamo, però contatti diretti no, mai avuti. Secondo te la petizione, che tra l'altro sta raccogliendo molte firme, riuscirà a far riaprire il caso e dare alla mamma di Cédric la giustizia dovuta? Io lo spero vivamente, non so dirlo, il nostro sforzo è questo. Ci tengo a precisare che la petizione chiede di accogliere i risultati dell'autopsia che la famiglia del vice caporale ha effettuato sul corpo di Cédric e quindi di dichiarare la sua innocenza. Non cerchiamo i veri colpevoli, non cerchiamo di riaprire indagini dopo 20 anni, ma di restituire la sua dignità a questo ragazzo che ha perso la vita a 23 anni mentre finiva il servizio militare, perché lui si sarebbe congedato un mese dopo. Quindi pensate che movente potesse avere nessuno proprio di combinare questo efferato delitto che gli viene attribuito. E quindi noi ci proviamo. Io credo che Papa Francesco sia una persona molto sensibile, umana, anche un riformatore molto semplice. Io spero che si assuma questa responsabilità. La Chiesa deve dare dei segnali di apertura su certe cose, altrimenti noi rimarremo sempre incancreniti nella nostra opinione che di là del Tevere possono fare quello che vogliono. E questo soprattutto per un'istituzione come la Chiesa, no? Che è portatrice del messaggio evangelico, è una cosa assolutamente incompatibile. Oggi che esistono questi mezzi di comunicazione globale e immediata, tutti sanno tutto, e tutti con un clic possono far valere la loro opinione, io spero che siano sensibili a questa faccenda e che facciano questo atto di grande giustizia. Però devo dire, a livello di percentuali, penso che ci sia una possibilità su 1 miliardo che accada, noi speriamo di fare centro. Ringrazio Paolo Orlandelli per l'intervista che ci ha concesso e anche il Teatro dei Documenti per l'ospitalità. Grazie a voi per la vostra vicinanza, la vostra amicizia. Noi siamo qui in scena fino a domenica 6, poi speriamo di fare lo spettacolo anche più avanti. Se non riuscite a venire a vedere lo spettacolo, potete firmare la petizione su change.org a Papa Francesco, Verità sulla strage in Vaticano. Grazie.